È pregato di fare rapporto alla sala di controllo. Un muro laser. Un dispositivo ad alta sicurezza, lo si mette per un motivo. Se ne vedi uno, significa che c'è qualcosa di importante dall'altra parte. Ottima intuizione, compagno maggiore. E infatti il centro di distribuzione che stiamo cercando si trova proprio dall'altra parte. Non c'è modo di attraversare un muro laser indenni. Sei tornato! Perché ci hai messo tanto? Mi sentivo così sola! Devo attraversare un muro laser. Preferibilmente vivo. Che idea sciocca, tesoro! È estremamente rischioso. Dovresti rimanere qui con me, invece. Farò tutto ciò che vuoi. Dammi la protezione laser! Che modi? Sto tremando! Infila il tuo polimero dentro di me! Non farti comandare da lei! Non abbiamo tempo da perdere! Non ascoltarlo, ragazzone! Vuole soltanto se... va bene, d'accordo! Avrai i tuoi polimeri e i tuoi preziosi componenti! Sbrigati a installare la protezione laser! Come vuoi tu, Stallone! Aggiornamento avviato! Rilassati e divertiti! Promettimi solo che mi dirai ancora porcherie! Che voglia di picchiarti! Sì, sì! Puniscimi, padrone! Adoro i maschi dominanti! Il tuo sistema difensivo è attivo. Prova ad attraversare il muro. Merda! Che dolore! Quell'affare non è uno scherzo! Ci ho quasi rimesso la pelle! Tranquilla, tesoro, sto a una favola. L'operazione è stata del tutto indolore. Bene, ora devi andartene. Sta per arrivare un uomo, è armato e indossa un guanto polimerale sperimentale. Deve essere il tizio di Sechenov. Larissa, tu gli hai parlato? È stato attaccato da un Gurav. L'abbiamo portato in infermeria e poi, non potevo lasciarlo morire dissanguato. E invece potevi! Ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi. Quando parli in questo modo, mi fai paura. Ci vediamo all'uscita. Arrivo subito, tesoro. Spero non sia troppo tardi. Sperare è pericoloso. Mani in alto. Victor? Che succede? Che c'è? Sei sordo? Mani dietro la testa. Victor! E tu chi sei? Victor! Sono il maggiore Nicef, operazioni speciali. E questa è la tua ultima domanda. Andrai a Chelomei. Victor, mettiti in salvo! Chelomei. Ma certo, compagno maggiore. Intruso. Cosa? Intruso! Attenzione. Fermati! Attenzione. Allarme rosso. Isolamento in corso. Piuttosto bravo a dare ordini a quei robot. Sembra quasi come se fossero di sua proprietà.
e ha chiuso a chiave quella maledetta porta. Petrov è scappato con una fonte di energia mobile chiamata Candela, che alimenta il sistema di chiusura di emergenza. Questa porta non può essere aperta senza una candela. Troverò una candela, allora. Deve essercene almeno un'altra nel complesso, no? Dobbiamo muoverci, altrimenti Petrov scapperà dal settore e dovremo rintracciarlo un'altra volta. Charles, cos'è quella betulla in vetro nella stanza laggiù? È il famoso generatore di energia PEC 4? Proprio così. La betulla PEC 4 è un generatore di energia vegetativo a base di polimeri. È un modello sperimentale e il primo passo del nostro programma verso la conquista di pianeti lontani del Sistema Solare. Sono nei muri! Riesci a sentirli? Stanno scorrazzando! Ho paura! Ho davvero paura di loro! Non devi aver paura. Sei morto. Lo so! Anche quando ero vivo ho visto cadaveri rialzarsi! Non voglio che mi succeda! Ho paura di loro! Paura di chi? Dei robot? No! I robot uccidono rapidamente, in modo semplice, ma loro... La sua memoria polimerica persistente si è esaurita, compagno maggiore. Capito. Le persone qui vengono uccise da altre cose oltre che dai robot. Ma da cosa? Non sono in grado di definirlo, ma ho il forte sospetto che lo scopriremo. Già? Sono nei muri. Riesci a sentirli? Scusa, ma adesso non ho tempo per starti a sentire. Messaggio per tutti i colleghi. Vi prego di ascoltare questo cirmer e lasciarlo dov'è. Serve a ricordare a tutti di non portare via alcun campione delle piante per nessuna ragione, nemmeno la più innocua. I fiori nei laboratori potrebbero avere dei tratti genetici incorporati che avrebbero effetti negativi sulla vostra qualità di vita. Quello che cresce in laboratorio deve rimanere in laboratorio, punto.
Devo per forza trasportarla sempre in questo modo. La candela è un equipaggiamento complesso e instabile. Non puoi riporla nel tuo zaino insieme agli altri oggetti. C'è un'alta probabilità di destrutturazione reciproca. Come? Un'esplosione? Non per forza, ma la candela verrebbe disattivata. Quindi dovrò portarla così, va bene. La candela è molto resistente. Puoi farla cadere e perfino lanciarla apposta. Non si farà neanche un graffio. Mm-hmm. Sembra la voce di Petrov. Spero che il cervello di quel coglione non sia finito sul pavimento. Salvataggio dei dati. Quindi, maggiore, armi o abilità? C'è stata una perdita nel laboratorio delle alghe e pare che siano fuoriusciti materiali sperimentali. Questa cosa torna a nostro favore. Thank you.
Bene, bene. Che cosa abbiamo qui? Questo è il Luna. È una sorta di serratura. Si aprirà appena ogni foro conterrà un barattolo di suolo lunare. A voi sapientoni, eccone uno. State osservando il memoriale Luna, simbolo del programma lunare sovietico. La prima grande vittoria dell'URSS nella sua missione di esplorazione spaziale a tempo indeterminato. Il veicolo spaziale sovietico, realizzato dagli specialisti della struttura 3826, è atterrato con successo in 5 luoghi della Luna ritenuti fondamentali per la futura colonizzazione del satellite della Terra. La canzone è un po' strana, ma mi piace la voce di lei. È una radio del futuro, quella. Proprio così. Il professor Lebedev, dell'Accademia delle Conseguenze, ha sviluppato un algoritmo non lineare basato sui principi della matematica quantistica non commutativa. Con chi stai parlando? Chiedo scusa. In parole povere, l'Accademia delle Conseguenze ha trovato un modo per calcolare le onde radio musicali provenienti dal futuro. Anche se in realtà non le captano. Dopotutto, non è una macchina del tempo. Eccolo. Eccoti qua, tesoro. Mi sei mancato tantissimo. Ti sei liberato di quello stupido guanto? Aspetta e spera. Quanto mi piaci quando ti arrabbi. Sì, sgredami, puniscimi. Sono stata cattiva, ho dovuto sbarazzarmi di un altro disgustoso verme. Cosa? Hai ucciso un'altra persona? Ti piace, tesoro? Mi sono impegnata tanto. Bellissimo, davvero. Adesso potresti gentilmente smetterla di uccidere la gente? È più forte di me, bomba sexy. Beh, almeno provaci, va bene? Questa è follia. Charles, cosa vuole Petrov dalla riparatrice? Perché quel malato vorrebbe prendere il controllo di Nora? Perché mai dovrebbe aver bisogno di armi se ha dei robot che combattono per lui? Il traditore si è accorto che messi di fronte a robot ostili, i dipendenti si difendono. E i soldati che difendono la struttura cercheranno di ottenere armi più potenti. Deve aver avuto paura che qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. In ogni caso, anche se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una riparatrice... Ecco il secondo.
Fatto. Credo abbia funzionato. È atterrato con successo in 5 luoghi. Questo posto è gigantesco. E c'è scritto ovunque il nome di Sechenov. Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi, il cuore del complesso Vavilov. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo di pianta che potranno essere coltivati sulla Luna e su Marte. Questi esperimenti unici e straordinari rischiano di andare perduti per sempre. Salvataggio dei navi. Autorizzazione in corso. Maggiore. Di crostini! Sulla croccantezza non c'è tuo ingranaggio, maggiore. Taci, Charles, non ho tempo da perdere!
Ehi, Sergei! Stai bene, amico? So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Per le mie letture biometriche, Petrov è di fronte a me. Ah, sì? Cazzo di crostini. Merda. È proprio Petrov. Ah, sapevo che sarebbe andata così. Mago, qui P3. Risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, ma non la sua testa. La pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. Lì dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? 2 anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, Mago. Passo e chiudo. Le letture del microclima del generatore di energia interno VEC 4 non sono ottimali. Impossibile generare elettricità.
L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale, ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della bitulla. Il sistema di supporto vitale ha 4 funzioni principali. Mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, 4 colonne, 4 barattoli. Charles, sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo? No, nel laboratorio del caldo o termarium solo i tavoli richiedono temperature elevate, mentre la temperatura del laboratorio in sé è abbastanza piacevole. Salvataggio dei dati. Cosa ne pensi della nostra betulla, tesoro? L'albero... Oh, quella cosa di vetro gigantesca. Cosa devo pensare? Sta aspettando un eroe, proprio come me. In attesa di qualcuno che la salvi dal freddo pungente. Adesso basta! Una lattina impazzita è più che abbastanza per me. Sapevo che saresti rimasto fedele a me, tesoro. Togliti il guanto e staremo insieme per sempre. Non sperarci. Quindi, perché questa betulla è così importante? Non è importante per niente, Stallone. Dovrai scaldarla, ma puoi ignorarla. È uno stupido albero, non è per nulla come me. Cazzo di crostini, almeno l'albero non parla. Ti sentiresti molto solo senza di me, zuccherino. Davvero? Da dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi, ma sospetto che si tratti di cadaveri di soldati infestati dai germogli. Un'ipotesi? Mi prendi per il culo. I problemi legati al fumo sono notevolmente aumentati dalla guerra. E il compagno Stalin non ha fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco, facendo diventare la pipa una moda. Ora ci ritroviamo con un'intera nazione assuefatta. Suggerisco di introdurre sul mercato un tipo di tabacco speciale. Contiene pochissima nicotina ed è completamente privo di catrame dannoso.
Inoltre, cosa più importante, induce una graduale avversione al fumo. Produrlo costa poco e può facilmente sostituire il tabacco normale. Potremmo aiutare 2/3 dei fumatori sovietici a liberarsi del vizio in soli 5 anni. Sto sudando l'anima qua dentro! Questo lo chiami piacevole? La temperatura del laboratorio sembra aver raggiunto un livello eccessivo. Capito. Saranno in qualche stanzino qui intorno. Sembra che nessuno venga in questo posto da anni. Potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sistema di modulazione gravitazionale o a un'eccessiva produzione di fertilizzante a polimeri. Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Cazzo, quanti siete? Che arrivi un dottore, ok? Quale dottore? L'intera struttura è andata in malora e chissà quando arriverà la squadra di soccorso. Ma il dolore è insopportabile e non potrei più camminare.
Cosa ti fa credere che tutto qui sia andato in malora? Se fosse accaduto solo a Babinov, gli altri complessi avrebbero mandato qualcuno. Sta succedendo ovunque, non è evidente! Forse c'è un modo per sollevare quest'affare. Dammi un attimo, ok? Eravamo in tre. Abbiamo provato a sollevarlo senza successo. Un robot ci sarebbe riuscito, ma non è il caso di chiedere. Giusto. Proverò a farmi venire qualche idea. Sbrigati. Fa davvero male. Grazie. Che cazzo? Cosa? Ehi, perché sto... Cos'è successo? Era un'altra di quelle memorie polimeriche, Charles. Possibile che l'unica cosa che ricorda questo tizio è di essere stato ferito? Non mi aspettavo si manifestasse così. Cosa mi è successo? Cosa mi è successo? Cazzo! Sei già morto. Aspetta solo un po'. Cosa? Aspettare cosa? Cosa significa che sono morto? Ehi, uccidimi! Uccidimi, l'hai promesso! Beh, me ne vado. Porca puttana. Grazie. Che... Beh, me ne vado. Porca puttana. Verso la testa! Fanculo tutto! Di solito questo è un innocuo robot geometrico da geometrico. Innocuo un paio di palle! Che altri trucchetti avrà in serbo? Non saprei, non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei tanto non avesse accesso a noi! Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Forza, troviamo quel barattolo. Almeno non dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Possiamo entrare dalla finestra. Pensi possa essere il barattolo? Un dispositivo che dispensa polimeri luminescenti si trova su una di queste piattaforme. Troviamolo.